Ok, allora come vi dicevo nel messaggio che vi ho mandato poco fa, mi piacerebbe cominciare a fare un po' il punto della situazione, visto che un po' di diciamo, tecniche primarie, iniziali, come volete, le abbiamo già viste. Abbiamo visto come si compongono gli accordi, come si compongono le prime ritmiche, e a questo punto direi che prima di andare a affrontare cose lievemente più complesse, ma comunque sempre un po' più complesse, sì. Vorrei capissimo come possiamo ricavare il massimo da queste prime nozioni che abbiamo preso. Perché se c'è una cosa bella che è uno strumento che è stato utilizzato nei primi anni del rock, almeno io sento a scatti. anch'io sento male. Sì, anch'io sento male. Quindi sicuramente la chitarra è uno strumento che anche semplicemente un po' che la aspettate, posso provare un attimino a non ti sentiamo, Lorenzo? Ragazzi, datemi un cenno. Dovrebbe andare un po' meglio, mi confermate? Sì, va meglio. Allora, dicevo, la chitarra sicuramente è uno strumento che anche con le cose che abbiamo imparato inizialmente, ma anche con poco di più, ci permette di fare un sacco di canzoni. Il pianoforte è uno strumento con una didattica sicuramente più importante, più strutturata, però è uno strumento che anche può essere utilizzato in maniera più, come posso dire, più iniziale, più semplice per fare degli accompagnamenti, diciamo, basilari che però possono essere importanti per accompagnare qualcuno, accompagnare se stessi con la voce o altri strumenti, eccetera. Allora, andiamo a vedere quindi i concetti fondamentali che abbiamo affrontato fino adesso: composizione degli accordi, cioè come gli accordi si tirano fuori dalle tonalità, quali sono gli accordi principali delle tonalità, primo grado, quarto grado, quinto grado. Quali sono gli accordi relativi, cioè nel senso gli accordi secondari, le funzioni secondarie, come possono sostituire gli accordi principali? E poi abbiamo visto le prime ritmiche, quindi ritmiche a quarti, pennata in battere, pennata in levare nel caso della chitarra, oppure ritmiche con gli accordi sul pianoforte. Quindi andiamo a vedere come possiamo lavorare in questo senso. Io oggi vi avevo chiesto di darmi degli esempi di qualcosa che vi piacerebbe suonare, perché fondamentalmente una volta iniziato a fare un lavoro sulla chitarra, non ha troppa importanza che tipo di brano prendiamo, nel senso che poi ci sono degli elementi comuni che se andiamo a semplificare la struttura di una canzone, alla fine abbiamo quelli, cioè che noi prendiamo tanto famosa e vituperata Canzone del Sole con i suoi tre accordi, la sua ritmica tutta in battere, che noi prendiamo una canzone molto più complessa con un sacco di accordi, delle ritmiche più complesse. Poi, se andiamo a semplificare, quindi a vedere cosa rimane al succo se andiamo a prendere tutti gli accordi di una canzone con una struttura più complessa, arriviamo sempre a dei concetti molto più semplici che si possono ricondurre a uno dei quei tre accordi di cui parlavo prima, cioè funzione di primo grado, stasi, funzione di quarto grado, moto, funzione di quinto grado, tensione. Quindi, avete qualche idea su canzoni da fare? Sai, Matteo. Pirati dei Caraibi, Allora, l'ha suonata mia sorella alle medie. direi che intendi la colonna sonora, no? Eh sì. Ok.
Allora, sì, questa può essere una buona cosa. Altre idee? Questa la facciamo sicuramente perché se mi ricordo bene qual è, sicuramente può essere una cosa da sentire. Vado io? Vai! Allora, beh, io pensando a una canzone alla chitarra mi viene in mente My Wonderwall. Wonderwall sarebbe Oasis, no? Sì, quella lì. Ok. E poi invece la tastiera, la canzone C'è una storia, sai, della Bella e la Bestia. Dopo di questa non posso dire quanti anni ho, perché... Aspetta, non ho capito, dalla Bella e la Bestia quale? C'è una storia? C'è una storia, sai, Gino Paoli e Amanda Sandrelli. Sì, no, vanno bene. No, più che altro tu hai diviso uno sulla chitarra, perché ovviamente il pezzo di Oasis parte col chitarrone, eccetera. Invece c'è una storia, sai, c'è un accompagnamento artistico. Però in realtà queste sono questioni di arrangiamento, nel senso che poi non ha importanza. Se un brano lo facciamo partire dalla chitarra, lo facciamo iniziare al pianoforte, eccetera, l'importante è avere una struttura di accordi e qualcosa che supporta la melodia. Poi tutto quello che arriva dopo, possiamo decidere di metterci la chitarra, possiamo deciderci di mettere il pianoforte, possiamo decidere di metterci cinque fiati, ognuno fa una nota e fanno gli accordi tutti insieme. Quello è arrangiamento. Quindi noi dobbiamo andare a vedere il nucleo degli accordi. È chiaro che se prendiamo Wonderwall con il suo ovviamente è più riconoscibile, ma la cosa che la rende più riconoscibile è lo strumming della pennata, perché gli accordi li posso tranquillamente riprodurre al pianoforte, ok? Quindi non Io credo che l'ho associata di più perché My Wonderwall la vedo più come una canzone davanti a un aperitivo, seduti a un tavolo. Invece una storia, sai, è una cosa più elegante, cioè elegantissima col pianoforte a coda, forse perché me la immagino così. ok, no, quello va benissimo, però dicevo, non costruiamo barriere che non ci sono, eh? Nel senso, teniamo le cose aperte. Poi il bello della musica è che regole ce ne stanno una marea, ma in realtà nessuna di loro è rigida. L'unica cosa che conta è poi come risulta l'orecchio, cioè un po' come parlare di cucina, cioè una cosa poi va mangiata. Quindi è inutile stare lì a fare dei discorsi su ingredienti o tecniche. Se poi la mangi e non ti piace, c'è qualcosa che va. Ok, benissimo. Io vado avanti, cioè intanto iniziamo da queste, poi sentiamo pure le idee degli altri, ok? Allora, vabbè, Matteo vedo che in questo momento non c'è, quindi ah, no, ecco, forse torna. Ecco, ok, a posto. Allora, Pirati dei Caraibi. Adesso io proverei a questo punto a metterla un attimo, anche se oggi sto purtroppo con il cellulare, diversamente dagli altri giorni che sto con il computer, oggi dovete avere un po' di pazienza perché sono invece in condizioni più precarie, però la cosa che farei intanto è andare a mettere la canzone, così la sentiamo. Ogni giorno può essere Questa è la strano. pubblicità di YouTube, è immancabile. No, scusate. Ok, sentita? È arrivata? Era. Allora, tanto la tonalità, qualcuno conosce già la tonalità di questo pezzo, con uno strumento me la può dire? La rimetto. Forse
forse là, boh. Forse. Ok, un attimo che ritorno. Chi è che ha parlato, Francesco? Sì, ma credo di aver sbagliato. Che tonalità hai trovato? Non lo so, forse in là. La maggiore o la minore? Aspetta. Minore? No, maggiore. Sbagliato in ogni caso. Allora. Perché sono entrambe. Sì, sono entrambe sbagliate. Allora, però in realtà c'è un motivo per cui hai sentito il la. La tonalità è di re minore. Quindi la, il re minore, che cos'è? Carrettate di volontari, vedo come al solito. È la quinta, no? Esatto, è la quinta. Il quinto grado che cos'è? Comunque un grado importante, è la sua tensione, no? Quindi hai sbagliato, perché comunque non è la tonalità, però hai individuato uno degli elementi importanti. Ok? Cioè, se sto leggendo un romanzo, se sto leggendo un romanzo di Sherlock Holmes, fatemi fare esempi stupidi, scusate che ci campo di esempi stupidi. Se qualcuno mi dice che il protagonista è il dottor Watson, ha sbagliato, però non è che ci è andato lontano, nel senso che comunque è un personaggio importante del romanzo, ok? Quindi hai sentito una nota che comunque aveva una sua importanza, ok? Poi noi stiamo online perché è facile sbagliarsi. Siamo in re minore, allora quello che dobbiamo fare intanto è andare a individuare la melodia per capire come si sviluppa. Una roba del genere. Può essere una cosa così, no? Quando ci sviluppiamo sulla scala di re minore, dobbiamo decidere poi quali degli accordi occupa il ruolo principale, quale degli accordi occupa il ruolo secondario. Intanto, re minore. Re minore che cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un accordo che dovremo collocare dentro una tonalità maggiore relativa, perché altrimenti non possiamo andare ad analizzare, no? Noi sappiamo che l'accordo minore, quello che dà luogo alla tonalità minore, in che grado della tonalità maggiore si trova? È una domanda, non so se. Terzo? Terzo no, c'è un accordo minore nel terzo, ma non è il relativo minore, cioè non è l'accordo minore che si contrappone alla tonalità maggiore. Quello che si contrappone alla tonalità maggiore è il sesto. Per esempio, se siamo in Do, l'accordo minore relativo sarà il La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nel caso di Re, noi dobbiamo, visto che partiamo dal minore, dobbiamo chiederci di quale tonalità maggiore Re minore è il sesto grado. Quindi siccome sappiamo che il primo grado e l'ottavo coincidono, perché la scala 7-9, no? All'ottava ricomincia, facciamo prima a dire, ok, Re è il sesto, quindi il settimo sarà Mi, e l'ottavo sarà Fa. Quindi sappiamo che siamo sulla scala di Fa maggiore, però la prendiamo a partire dal Re minore. Quindi gli accordi che si vengono a formare nell'armonizzazione di Re minore saranno gli stessi di Fa maggiore, però tutti quanti spostati, nel senso che invece di considerare Fa come il primo, lo considererò come il terzo. Quindi Re sarà il primo, Mi sarà il secondo, Fa sarà il terzo grado, poi avremo il quarto grado che è Sol, La sarà il quinto grado, Si bemolle sarà il sesto grado, Do sarà il settimo grado e Re minore sarà di nuovo la tonica. Quindi ora a questo punto, scusami una cosa, io non ho capito perché abbiamo cercato sto Fa e come siamo arrivati a questo Fa. Allora, noi siamo partiti dalla considerazione che siamo in re minore. Ora, il re minore, come tutte le tonalità minori, nasce da una costola di una tonalità maggiore. Ok? Una tonalità minore nasce sul sesto grado di una tonalità maggiore. Siccome abbiamo visto l'armonizzazione degli accordi partendo dal modo maggiore, per capire di che accordi parliamo,
dobbiamo per forza rifarci alla scala maggiore di derivazione, ok? Altrimenti non abbiamo possibilità di metterli a frutto. Allora, a questo punto, il re minore, che era il sesto grado, io in realtà lo chiamo tonica, lo chiamo primo grado, ok? Metto così, così magari vedete un po' di più. Allora, quindi dobbiamo capire dei vari accordi che io ho a disposizione, quindi il primo grado sarà re minore, quali sono il quarto e il quinto? Sol e la. No. Sol e la, e come, che tipo di accordi sono? Sol minore e la minore. Ok. E la minore dovrebbero essere, perché sarebbero praticamente quelli che prima erano il secondo e il terzo grado di fa, che sono diventati il quarto e il quinto grado di re, che se il primo è diventato, scusate, se il sesto è diventato il primo, allora il quarto, il secondo è diventato il quarto e il terzo è diventato il quinto. Fino a qui chiaro, no? Ok. Allora, a questo punto, partendo da questi tre accordi, noi possiamo avere la possibilità di armonizzare, quindi andare a accompagnare la melodia, perché comunque abbiamo già detto che la melodia nella sua parte più semplice può essere armonizzata anche semplicemente con gli accordi. Poi dopo possiamo andare a vedere tutti gli sviluppi. Avevamo detto che era questa. Ok, allora, la cosa che dobbiamo fare è capire quando è che ci sta uno e quando è che ci sta l'altro. Allora, in questo, che cosa ci sentite voi? Stasi, tensione o moto? Moto. Moto, quindi per esempio potrebbe essere un accordo di, abbiamo detto, re minore il primo, quindi sol minore. Ci potrebbe stare, non ci sta male. Proviamoci gli altri due. Mettiamoci la tensione. Questa è la minore. Oppure mettiamoci la tonica. Quale vi suona di più? L'ultimo. Li rifaccio. Moto. Tensione. Tonica. Stasi. Moto. Per me è il moto. Tensione. Tensione. Per me, sentendola così, invece è la stasi. Ok. Risposte diverse. Altri pareri? E non abbiamo altre opzioni. Appunto. Direi da. Anche perché la melodia fa la do ferre, cioè mi ribatte la tonica due volte. Quindi. Qui me ne andrei verso un altro posto, qui me ne andrei sulla tensione e qui tornerei sulla stasi, quello che mi dice la melodia. Però proviamole, perché il bello di queste cose è che al di là di quello che è la realtà della composizione che andiamo a sentire nella versione originale, no? Sentiamo quello che il compositore voleva e sicuramente ha ragione lui, perché la musica l'ha scritta lui. Però possiamo ricavare da questo intanto una nuova prospettiva sulle melodie, ma poi imparare anche a accompagnare in un altro modo, no? Cioè, comunque tenere la cosa viva. Quindi, primo accordo, allora, alcuni hanno detto stasi, alcuni hanno detto moto, alcuni hanno detto tensione. Quindi vediamo come funziona. Sulla seconda parte di melodia, quindi... Che ci mettereste? Anzi, andiamo con ordine. Francesca, che hai detto stasi, che ci metteresti? Tu hai ripartita così. Dimmi. Vado io ci metterei la tensione. La minore. Quindi passiamo da re minore a la minore. Matteo, tu che invece hai ripartito con la tensione, quindi
Secondo me un'altra volta l'attenzione. Stesso accordo, quindi. Ok. Francesco? Non pervenuto. Sei fra? Sedato. Sedato, vabbè. Dov'è? No, eccomi. Scusate che c'è un po' un problema col computer. Però mi sono perso perché al discorso della tensione e della stasi non mi sono perso. Allora, dicevo, avevamo iniziato dando dei giudizi su quello che poteva essere il primo accordo, no? Quindi stasi oppure tensione oppure moto. Tu come fai? Credo stasi. E poi il secondo accordo, qui che ci metteresti? Allora, vi faccio notare che la prima parte della melodia è la do re re, la seconda è re mi fa fa. Sembra moto a questo punto, si sposta. Proviamo in moto, allora andiamo da re. Ecco, scusate, ho sbagliato. Sono tutte cose molto belle, per carità, sì, però potreste tutti fare i compositori, però in realtà la soluzione è molto più semplice, perché la seconda, ve lo dico io senza che andiamo avanti troppo, se noi facciamo la prima nota che batte re, e quindi la tonica fondamentalmente, che già ci dà un indizio, ci dice stasi, quando fa re fa la, scusate, re mi fa, fa che cos'è? È il terzo, cioè il come si chiama là, oddio, terzo grado, cioè la seconda nota della tonica. Esatto. Fondamentalmente l'accordo rimane sul primo grado, rimane sulla stasi, cioè non ha cambiato, ha fatto, scusate, ho sbagliato io, è rimasto lì, cioè semplicemente ha avuto un'evoluzione. Ha fatto un cambio di voicing, però fondamentalmente l'accordo risultante. Ecco. Sì, ha fatto il cambio di voicing. Ho capito. Capito? Cioè, nel senso, ha scombinato le carte, ha fatto ammuina, cioè non ha cambiato il senso dell'accordo, è rimasto lì. Quindi, se noi andiamo a fare l'accompagnamento con qualunque strumento stiamo, se c'è qualcuno che sta suonando, violino, flauto, quello che è. Qui, qua succede qualcosa, che poi ritorna giù. Lo sentite già dalla melodia, sale e poi scende. E poi in realtà neanche sale, scende come melodia, però è sale come tensione e poi si ripoggia di nuovo. E poi si ripoggia. Lo sentite questo movimento? Sì, sì. Questa cosa qui, ragazzi, è la cosa fondamentale per capire come accompagnare, perché se voi partite da questi tre maledetti accordi nella loro forma più base e poi capite come sistemarli rispetto alla melodia che o avete in testa se state scrivendo un pezzo o sentite che c'è se state cercando di riprodurne un altro, a quel punto fate lo scheletro della composizione, lo scheletro dell'accompagnamento e poi andate eventualmente, anzi in realtà probabilmente, perché poi quasi nessun compositore scrive con gli accordi, andate probabilmente a dividere la cosa utilizzando gli accordi secondari, capito? Quindi se dite ok, ci devo mettere una tensione, sarà il quinto grado, ok, sì, ma potrebbe essere anche il settimo, ma potrebbe essere anche il terzo, per le motivazioni che abbiamo visto le volte scorse. Stiamo sui Pirati dei Caraibi. Quindi, qui come note abbiamo fa, sol, mi, il mi, in re, che nota è? Che grado è della scala? Secondo grado, mi maggiore. Secondo grado, seconda maggiore, esatto. Quindi seconda nota della scala di re minore. Che ci mettiamo? Cioè, come, diciamo, momento narrativo, che ci sentite? Visto che la stasi l'abbiamo esclusa, è moto o tensione?
qui dalla lavora a fianco, un bel accompagnamento in batteria di rock and roll. Moto, ok, quindi moto vorrebbe dire, partendo da un'ipotesi di accordo di sol minore, ok? Andiamo a vedere come ci sta. Intanto, domanda da 15 milioni di dollari, la nota mi è contenuta nell'accordo di sol minore? No. Esatto, e questo potrebbe essere un problema, ma anche no, perché potrebbe essere invece una nota, quelle che per quelli bravi chiamano note estranee all'armonia, che non vuol dire che è una nota stonata, vuol dire che l'armonia è fatta da una triade, prima, terza, quinta, e quelle sono note estranee, nel senso che vanno aggiunte, però non sono necessariamente sbagliate, sono note che vanno ad arricchire, quindi potrebbe essere che appunto questa nota estranea all'armonia stia comunque dentro quello che serve a me. Quindi andiamo a vedere che succede, riparto sempre da capo, abbiamo detto... A questo punto, nell'andare a prendere questo mi, io ci metto sol, ok? Ed è venuta... Un'altra cosa molto bella, però non è quello che suonano lì, giusto? Vi risulta? Sì, sì. Beh, tutte queste cose qui, per insistere su questo punto... Sono tutte giuste. Se non fosse il pezzo nostro, cioè il collettivo Arpa 2021 che scrive una canzone, io ho portato la melodia e poi ci mettiamo gli accordi, potremmo tranquillamente decidere di farla qui. Il problema è che noi non stiamo scrivendo una canzone, ma stiamo derivando gli accordi di una cosa già scritta. E quindi, per quanto andando a blocchi tagliati con l'accetta, senza stare a vedere le sfumature degli accordi, dobbiamo però essere un po' più accorti. Che ci possiamo mettere quindi? Allora, la stasi l'abbiamo esclusa, la tensione, il moto l'abbiamo escluso, abbiamo sentito che non è lui. A questo punto abbiamo l'accordo di tensione, che è un accordo di... L'ha detto prima Francesco. Tre minore nell'accordo. No, l'accordo di tensione, il terzo grado potrebbe essere un sostituto dell'accordo di tensione, ma l'accordo di tensione titolare è sempre il quinto grado, quindi se sol minore è il quarto grado, il moto, la tensione è la minore, giusto? Sì. Ok, la minore che note c'ha dentro? Do, mi sol si. No, l'accordo di la minore non c'ha mi sol si, intanto deve avere un la. No. È vero. Do diminuito e mi maggiore, credo. Aspetta, do diminuito in che senso? No, però io ho fatto il prospetto, no. Do e mi. Chiamo un attimo dalla cosa principale. Se chiedo un accordo di la minore, non ti sei bloccato. Ti sento male. Mi sentite? Ora sì. Ok, dicevo, se vi chiedo un accordo di la minore, intanto ci mettiamo il la, perché è come dire il colore del cavallo bianco di Napoleone, qual è? Cioè, intanto il bianco, cioè, intanto c'è il la, poi parliamo di cosa c'è altro, però il la ce lo mettiamo sempre. Ok. Dopodiché, per fare un accordo minore abbiamo bisogno di una terza minore, quindi andiamo un tono e mezzo avanti, e da la andiamo... a do. E poi abbiamo bisogno di una terza maggiore, cioè due toni avanti, e andiamo a mi. Quindi la do mi è l'accordo di la minore. Sì, la do mi, certo. Ok? Quindi siccome abbiamo la do mi, questo accordo sì che contiene la nota che ci serviva per la melodia, giusto? Che era il mi. E quindi se andiamo a metterci l'accordo di dominante di quinto grado, la minore, abbiamo... E qui mi tornano un po' di conti, no? Correggetemi se sbaglio. Vado a fare... No, scusate. Re minore. Ribatto re minore. Qui c'è la minore. E qui ritorno sul re minore di nuovo. Quindi ho fatto primo, quinto, primo. Se devo farlo alla chitarra, faccio la stessa cosa.
C'ho questo tipo di lavoro qui. Poi posso decidere di farlo evolvere. Io adesso sto ragionando senza sentire l'originale, perché però quello che mi ricordo dell'originale è che ogni volta che ripete questa parte di melodia va ad usare accordi diversi. Quindi la seconda volta non sarà ci mette un accordo diverso. Per esempio, ora ho messo il do al posto della minore, che vuol dire mettere il settimo grado al posto del quinto. Vi ricordate? Il settimo grado può sostituire il quinto grado. Quindi metto primo, primo, settimo, primo, e funziona. Quindi se io lo faccio due volte, faccio seconda, li cambia e va da un'altra parte. Però a prescindere, questa cosa qui si evolve in continuazione. Allora, proviamo adesso a fare un attimo di performance. Andiamo a suonarla, ok? Qual è la caratteristica di questo brano qui? Quello di avere questo andamento un po' epico, un po' filatesco, per cui abbiamo... Ovviamente non possiamo farlo per forza con la chitarra, cioè con la chitarra noi andremo a marcare gli accenti. Quindi giù, 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 su, giù, 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 su, giù, 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 su, giù, giù, e andiamo a fare... andare a accompagnare cercando di rendere il più possibile sia l'accordo che la ritmica del brano. Se andiamo sul pianoforte possiamo invece dividerci. Se stiamo accompagnando uno strumento solista possiamo andare a fare semplicemente l'accompagnamento, quindi andare a fare un po' come facevo la chitarra, andare a ribattere. Invece se sto accompagnando anche la melodia, a quel punto ci metto gli accenti, vado a marcare soltanto i punti che mi interessano. Allora, a seconda dello strumento che suonate adesso, re minore, la minore, re minore, re minore, do maggiore, re minore, me lo fate un giretto? Vi chiamo in ordine di come vi vedo. Francesca, sei proprio a fianco a me nella mia immagine, quindi tocca. Vado. Allora. Attento, dopo nella minore c'è un altro re minore. Dopo re maggiore? Ok. Dopo re minore, la minore e re minore di nuovo. E questo è il primo giro. Il secondo, re minore, do maggiore, re minore. Ok. Allora, una domanda, Fra. Perché sempre sti salti? Quindi... perché stai prendendo gli accordi senza pensare ai rivolti. Vero? Senza pensare ai rivolti, sì. Pensiamoci a questi rivolti, però, perché altrimenti viene un po' meno il senso dell'accompagnamento, nel senso che un accompagnamento soprattutto pianistico, perché poi sulla chitarra gli accordi sono già omogenei, si omogenizzano, è lo strumento stesso che li omogenizza, perché certe cose non si possono fare, cioè sei disposta in modo da impedirti determinati salti. Quindi sul pianoforte, dove invece puoi fare tranquillamente questo, dobbiamo evitare noi di farlo, ok? Quindi dobbiamo cercare di fare sempre il minimo movimento possibile. Devi ragionare da impiegato ministeriale, devi fare il minimo del lavoro con il massimo del risultato. Per cui da re minore a la minore tu hai re, fa e la, il la te lo tieni, perché è in comune, il fa va indietro di un semitono e diventa mi, il re va indietro di un tono e diventa do, quindi fai questo. Se vuoi lavori col basso e fai... in questo caso ho fatto salire il basso invece di scendere, però posso farlo anche scendere.
seconda del risultato sonoro che voglio, ok? Invece Matteo ci fa sentire sulla chitarra, vero Matteo? Sì, allora, vai. Quindi se ho capito bene, primo tasto, settimo tasto, settimo tasto, settimo tasto? No, 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 ricomincia che non ci ho capito niente io adesso. Ok, allora quindi se ho capito bene devo fare primo tasto e poi, poi settimo tasto? Di che corda stiamo parlando? Io sto parlando di accordi e non di tasti. Ah, allora ho capito male tutto. Non ti preoccupare, ma abbiamo tempo. Re minore, lo sai come si fa l'accordo di re minore? No, sulla chitarra non ho capito tanto bene. Te lo spiego io in un attimo. Allora, la chitarra ce l'hai, no? Sì, metti sì. L'indice sul primo tasto della prima corda. Sì. Poi l'anulare sul terzo tasto della seconda corda. Ok? Sì, sì, ci sono. A questo punto ti rimane fuori il medio, che sta qui e non sa che fare, e lo metti sul secondo tasto della terza corda. Sì. Ok, questo è l'accordo di re minore. Sì. Ok? Registralo bene nella testa, così la prossima volta io dico re minore tutta subito l'accordo. Sì. Ok? Sì. Poi queste cose, Matteo, le trovi anche in una delle dispense che vi ho mandato. Alla fine ci sta tutto uno schema con tutti gli accordi, quindi le ritrovi lì. Sì. Allora, fammelo sentire questo accordo qui. Ok, questa cosa la facciamo due volte, possiamo... Visto che ci abbiamo taratata, taratata, andiamo a ribattere questo accento. Vai. Ok. A questo punto passiamo alla minore. Per passare alla minore tu non è che togli tutto e lo rimetti. Cerchiamo di fare dei movimenti più possibile logici. Quindi il medio che sta sul secondo tasto della terza corda, lo portiamo al secondo tasto, sì, ma della quarta corda, quindi sale di una corda. Sì. Poi l'anulare invece che sta sul terzo tasto della seconda corda, lo portiamo al secondo tasto della terza corda, cioè dove stava prima il medio. Sì. E l'indice sale anche lui di una corda e va sul primo tasto della seconda corda. Ok. Ok. E quindi c'è questo accordo qui, la minore. Vado? Vai. Rifai, non c'è più niente. Ok. Allora, parente, passiamo dal re. Dobbiamo passare a questo accordo qua. È chiaro che adesso l'hai appena imparato, ci metterai un quarto d'ora a passare da un accordo all'altro, però piano piano ti eserciti, riesci a farlo più velocemente. Quindi, per fare questa cosa qui dei Pirati dei Caraibi, tu fai re, la, la, e poi ritorni in re. Quindi la strada che hai fatto all'andata la devi fare al ritorno per ritornare all'accordo di prima. Ok. Ok. Dopodiché, di nuovo, c'è il Do maggiore. Il Do maggiore, indice e medio si mettono nello stesso posto in cui si mettevano in La minore, quindi sul primo tasto della seconda corda e sul secondo tasto della quarta. Ok? No, un attimo, vuoi ripetere? L'indice e il medio si mettono nello stesso posto in cui si mettevano nella minore, quindi sul primo tasto della seconda corda e sì, sul secondo tasto della quarta. L'anulare che prima stava sul secondo tasto della terza, adesso se ne va sul terzo tasto della quinta corda. Bisogna soffrire, Matteo. Sì, allora ecco, ho fatto. Fammi sentire. Io sento sempre la minore, vuol dire che questo anulare sul terzo tasto della quinta corda l'abbiamo messo un po' male. Infatti ho sbagliato, ho messo sulla quarta. Vai. Già ci assomiglia di più. Va bene, su questi accordi qui, dopo di questo devi ritornare in re minore. Su questi accordi qui devi un po' esercitare, capito? Cioè vuol dire che tu metti la canzone di prima... Mi senti? Sì.
metto la cosa dal pezzo di prima e... ovviamente poi dopo cambia e fa anche altri accordi, però questo è il concetto, no? Sì. Ti devi allenare a fare questi piccoli cambi qui, in modo che piano piano diventa una cosa più facile da fare. All'inizio ci metterai un sacco di tempo a cambiare da un accordo all'altro, così come Francesca e altri ci metteranno un sacco di tempo a fare il rivolto da re minore a la minore. Però il concetto è questo: dobbiamo non accontentarci del risultato minimo che possiamo ottenere, ma cercare di andare sempre a crescerla questa cosa qui, ok? Va bene, passiamo a un altro pezzo, Wonderwall, che chiedeva Francesca. Allora, Wonderwall è un brano che dovrei avere abbastanza a memoria, lo conoscete tutti? No. Gaetano, vattene, sei espulso. No, non lo conosco. Anche tu, ma chi non conosce gli OES non può essere presente. Ma io sono un fuori quota, perdonatemi. No, sei fuori dal mondo se non conosci gli Oasis, Britpop degli anni 90, mannaggia. No, magari adesso lo sento e lo riconosco. No, ma sicuramente. Allora, sì, vai, la metto al volo giusto per i giapponesi sull'isola che non conoscono gli Oasis. Allora. Ok. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Eccetera, eccetera. Allora, io mi ricordo. Sul mio pianeta non è ancora arrivata. Beh, faccela arrivare perché è una bella canzone. D'accordo, l'ho sentita, non mi ricordo dove, però l'ho sentita. Mi ripeti il nome, Lorenzo? Il nome? Il titolo? Comunque poi metto i link, vi mando, okay. A parte che c'è la registrazione, ma vi metto i link, vi mando i link sulla chat, così ve le ascoltate. Allora, questa canzone qui, io ho messo un capodasto, non so se sapete cos'è, ma è semplice da spiegare, è una pinzetta, diciamo, che ferma le corde della chitarra più in giù rispetto alla loro fine naturale, cioè loro normalmente finirebbero qui, dove c'è questo pezzo di plastica o di osso che chiude, diciamo, la corda della corda. Se io lo metto qui è per cambiare, spostare l'intonazione della chitarra e farla diventare più alta di mix. In questo caso è più alta di un tono, cioè tutto quello che io faccio mi risulta un tono sopra. L'ho messo perché quello che fanno gli Oasis viene fuori da questo. Allora, intanto, tonalità di questo pezzo, ve la suono io così me la dite voi. Qual è il primo accordo? C'è l'accordo fondamentale di questi quattro, è questo, questo, questo o questo? Voi direte, sono tutti uguali. Do? Do no, do proprio non c'è. No. Qualcuno ha detto qualcosa? No. No, do abbiamo già escluso da... No, N-O. Ah, N-O, ah no. Ah no, era un no. Okay. No. Do. Allora, di questi accordi qui...
noi possiamo dire che quello che ha la funzione principale è il primo, no? Poi c'è un'evoluzione che porta verso la tensione e poi risolve. Ok. Allora, questi accordi qui, dal punto di vista chitarristico, hanno una caratteristica importante, quella di avere delle note ostinato. Note ostinato o note pedale, siccome sono a note acute io le chiamerei più ostinato pedale, ma comunque sia ostinato che pedale in realtà hanno una caratteristica comune, quella di essere sempre uguali su tutti gli accordi. Cioè io ho questo accordo qui con queste due note qui in mezzo, questo accordo qui con queste due note qui in mezzo, questo accordo qui con queste due note qui che sono sempre le stesse e questo che sono sempre le stesse. Quindi ha delle note che vengono ribattute su tutti gli accordi, cambiando ruolo nei vari accordi. Quindi se in un accordo significavano una cosa, in un altro possono significarne un altro, in un altro possono significarne, scusate, un altro ancora, però hanno qualcosa in comune con tutti gli accordi che vanno a interpretare. Ok? Noi adesso in questa parte più semplificata dell'approccio ci dobbiamo fermare però a quello che gli accordi sono a prescindere da queste note pedate. Quindi dobbiamo fermarci sugli accordi con funzione più pura. Quindi invece di sentire questo, sentiremo gli accordi puri, ok? Che sono un po' diversi da quello che sentite nella canzone, ma sono anche più intelligibili, cioè la loro funzione è più chiara. Mi spiego? Allora, il primo accordo, che è l'accordo di tonica, è un accordo minore ed è un accordo che, anzi ragioniamo un attimo, visto che gli Oasis abbiamo sentito, adesso posso togliere il capotasto, quindi ragioniamo senza capotasto e ragioniamo meglio. Abbiamo l'accordo di mi minore, che è la nostra tonica, ve la regalo io. Adesso facciamo un giochino contrario, invece di andare a scoprire quali sono gli altri accordi, io vi dico quali sono gli altri accordi e voi mi dite che cosa sono dentro la tonalità di mi minore, così capiamo se hanno un ruolo di stasi, di moto, di tensione. Ok, allora mi è la tonica e quindi anche qui ci dobbiamo dire se mi è la tonica ed è minore, quale sarà il suo maggiore riferimento, il suo relativo maggiore. Mi è il sesto grado e il maggiore sarà l'ottavo, quindi mi è il sesto, abbiamo visto il settimo che sarà che sarà dal sesto al settimo grado, quanta distanza c'è? Tono o semitono? Semitono. Pa. Sesto, settimo è un tono. Settimo, ottavo è un semitono. Dal settimo, ottavo è un semitono. Quindi dal mi andiamo un tono sopra, andiamo in che nota? Il fa. Come? Diesis. Diesis. E poi mezzo tono sopra andiamo. Mezzo tono sopra fa diesis, sol. Esatto, siamo in sol maggiore fondamentalmente. Quindi mi minore, sol maggiore. Per cui i miei accordi fondamentali saranno mi minore, primo grado, la minore, quarto grado, e si minore, quinto grado. Ok? Allora andiamo a vedere che accordi prendiamo. Quindi, mi minore la tonica. Il secondo accordo che prendo è un sol maggiore. Ah, sol maggiore non è nessuno degli accordi che ho nominato fino adesso. Però abbiamo anche detto che mi minore è il relativo minore di sol maggiore. Quindi possiamo dire che questi accordi sono l'uno la funzione dell'altro, l'uno la funzione secondaria dell'altro, no? Il sol che in mi minore sarà il terzo grado, mi fa diesis sol, e noi sappiamo che il terzo grado può sostituire il primo, giusto? Quindi io prima suono il minore, poi suono il suo maggiore, però rimango sempre nell'area della stasi, okay? non ho fatto un cambiamento, mi sono spostato soltanto. Però spostando i pesi non mi cambia risultato. Dopo
dopodiché vado in re. E che succede in re? L'attenzione. No, il re maggiore. Il re per il mi minore che cos'è? Il re per mi minore. Non hai detto giusto la tensione, però parliamo di che grado è. L'ottavo? No, settima. Settimo grado. La volta scorsa, che può essere un accordo che sostituisce la tensione, che sostituisce il quinto. Quindi ci siamo spostati su un accordo. Tensione, ok? Dopodiché abbiamo la maggiore. Anzi, in realtà avremo la sus, però diciamo che la maggiore è la comunità. Quindi che succede? Il La che cosa mi rappresenta? Abbiamo detto che il La minore sarebbe stato Mi, Fa, La, Sol, La. Il quarto grado dovrebbe essere la stasi. No, il quarto grado dovrebbe essere il moto. La stasi è il primo grado. Stasi primo grado. Il quarto grado è il moto, scusa. Quindi fondamentalmente siamo andati sulla nota di moto. L'accordo però dovrebbe essere minore. Il fatto che sia diventato maggiore è una cosa che non abbiamo ancora fatto, faremo prossima volta, e si chiama prestito modale. Prestito modale vuol dire che io vado a prendere in prestito una nota da una scala che non è quella che sto utilizzando, ma che è una scala che è un modo diverso della stessa scala che sto utilizzando. Quindi se sto su una scala minore potrei farmi prestare una nota dalla scala maggiore, una nota dalla scala minore armonica, una nota dalla scala minore melodica, da una delle altre scale che possono partire dalla stessa tonica da contatto. Ok? Questo meccanismo del prestito, che ripeto vi spiegherò per bene la prossima volta, ci dà la possibilità di utilizzare dentro le canzoni, infatti lo sentiamo usare tanto, non soltanto gli accordi della tonalità in cui stiamo, ma anche gli accordi continui, una sorta di cugini lontani, parenti, degli accordi che stiamo utilizzando, quindi non sono completamente abusi, non ci fanno andare verso un'altra cosa. Io posso anche mettere un accordo che non c'entra niente, ma che prepara il terreno per cambiare tonalità, per spostarmi dalla tonalità in cui sto a un'altra cosa, ok? In realtà io posso fare qualcosa che si sposta un pochettino, ma mi fa rimanere sempre nell'area della tonalità in cui sto. In effetti, sentite, se fosse stato La minore, io avrei avuto... Mi è brutto, ma non è lui, perché gli dà meno spinta, infatti è invece è esattamente la canzone che abbiamo sotto mano. Quindi, ricapitolando, stasi, accordo funzione secondaria della stasi, quindi in questo caso terzo grado, che è un po' quello che succedeva prima con Pirati dei Caraibi, solo che lì a cambiare non era l'armonia ma era la melodia. La nota della melodia è la stessa. Cambia l'accordo però. Per cui non facciamo muovere la melodia, facciamo muovere l'armonia. Ok? Dopodiché. Re. Il settimo grado, attenzione. La tensione. Il La è un quarto grado, quindi è un quarto grado verso il moto, però mettendoci in accordo un po' più
un po' più tensivo, ok? Quindi è passare da una tensione a una tensione un po' meno inclinata, un po' meno acuta, però che comunque mi scende verso la tonica. Anche qui sentite che... cioè ci cade sull'accordo, ci sta bene, ok? Allora andiamo a vedere che succede se lo facciamo, intanto se lo facciamo sulla chitarra gli accordi che siete scritti, sì, mi minore, sol, re e la maggiore. Pennata potete usare una pennata semplicissima che può essere semplicemente 2 discendenti per ciascun accordo, fino a una più complessa che può essere giù, 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 su, giù, giù, quindi... sempre come pennate iniziali, ovviamente. Adesso ve le ho dette così ve le trovate registrate. Ah, invece sul pianoforte possiamo andare a utilizzare la stessa cosa, stesso tipo di accordi, cercando di anche qui di lavorare con i rivolti. Quindi partirò dal mi minore, poi devo andare in sol. Per andare in sol io tengo 2 note su 3, perché mi minore c'ha mi, sol, si, sol c'ha sol, si, re, quindi sol, si li tengo e semplicemente sposto il mi indietro di un tasto, di un tono, e c'ho il sol, il basso lo cambio, dopodiché vado in re, quindi il re lo tengo, sposto il sol in fa diesis e il si in la, questa è la mia chitarra che cadeva, e poi per il la mi tengo il la fisso, il re lo sposto in do diesis e il mi lo sposto, il fa lo sposto in mi, quindi da re vado in la settima e ricomincio. E faccio questo giro qui. Ok? Allora, questa cosa qui del trovare il giro d'accordi, trovare la funzione, eccetera, noi oggi abbiamo utilizzato praticamente soltanto le 3 funzioni principali, a parte quest'ultimo accordo di prestito modale. Dobbiamo continuare a farla, cioè quello che vi invito a fare, anche magari nel frattempo, se volete, chiedetemi, c'è qualcuno di voi che mi manda video, che manda domande, mi manda i video di lui o lei che suona, per cui fatelo tutto tranquillamente se volete, anche me li potete mandare anche privatamente, non c'è problema. Cercate di familiarizzare con questi cambi, che sia sul piano che sia sulla chitarra, non ha importanza, cercate di capire di cosa stiamo parlando, così da qua ci possiamo evolvere, ok? Prossima volta vi parlo quindi dell'accordo di prestito, quindi gli accordi che cominciano a andare fuori, e continuiamo ad andare avanti sempre con le vostre proposte, quindi canzoni proposte da voi, ok? Ci sono domande? Non c'entra nulla con quello che abbiamo visto, però io mi sono stampato le pagine della volta scorsa, no, che hai messo su WhatsApp, e la sesta pagina, là dove ci sono gli accordi pianoforte in stato fondamentale. Allora lì c'è la si do re mi fa sol in rosso, e poi c'è una colonna di tastiere maggiore e una colonna minore. La lettura di questi mi sembra di capire che c'è il do, è il secondo tasto, giusto? Il do sul pianoforte, intendi? Sì, su queste tastiere. Allora, guarda, il do sul pianoforte lo trovi sempre in modo abbastanza semplice, facendo questo. Nel senso, vedi che ci sono 2 gruppi di tasti neri oppure 3 gruppi di tasti neri. Vedi, sono 2 e poi 3. Sì. Ok, il do lo trovi quando prendi i 2 tasti neri isolati, è quello che sta alla sinistra del primo tasto nero. Questo è il do. E da lì ricavi le altre. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e così via. Quindi, ma tu ce l'hai presente quella pagina? Perché dove vedo, dove c'è il la, no? La prima nota rossa, e ci sono le 2 tastiere, dove sopra c'è scritto maggiore e minore, Lorenzo. Sì, cioè, sì, ho capito. Ecco, ci sono i pallini rossi sui tasti. Quindi se il do è praticamente sul la in corrispondenza della tastiera dove c'è scritto minore,
E il secondo pallino rosso è scritto in corrispondenza del Do. Quindi, esatto. Ok. Quindi il La è la prima nota. La, Do, Mi. Esatto. Okay, sono tutti per... in stato fondamentale, quindi fondamentalmente ogni accordo avrà sempre al basso, in quella configurazione lì, la nota che dà il nome all'accordo. Se l'accordo è di Si, la nota più a sinistra sarà il Si. Se la nota è di Sol, la nota più a sinistra sarà il Sol, e così via. Ok, no, no, perché non riuscivo ad orientarmi su quello, mi aveva un po' confuso. Okay, e no, per no, questo che prima... La nota più bassa è sempre la nota Ok. Okay. Va bene ragazzi, a questo punto ci vediamo settimana prossima, aspetto vostre cose, fatemi sapere qua. Ok? Grazie Lorenzo, grazie. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.